Signore e signori, buonasera, benvenuti all'ultimo turno del girone d'andata della Serie 1. C'è il match qua a Cadolfin tra Bassano in tenuta classica giallorossa e Giovinazzo. È una sfida che annota subito assenze illustri. Il Giovinazzo è venuto in edizione ridotta, è salito qua a Bassano, manca su tutti l'eccellente Valerio Antezza, giocatore che qua ha vinto l'ultimo scudo della società nel 2009, mentre nel Bassano, attenzione, c'è subito un tiro di rigore per Bassano per un fallo su Marco Iulià. Intanto vediamo il rigore dopo 37 secondi di Diogo Neves. Neves contro Belgiovine. Para subito, vediamo, e para Belgiovine su Diogo Neves. In questi casi c'è stato uno spettatore che ha incoraggiato Diogo un attimo prima del rigore. Sono quelle situazioni che io ho sempre l'idea che non è mai il caso di incitare, per rischi di spezzare la concentrazione. Vediamo adesso l'attacco di Bassano, non arriva Barbieri, ancora Panizza. E c'è il gol di Michele Panizza, che ha capitalizzato di giustezza un'assistenza di Marco Iulià al minuto 8:01. Michele Panizza ha tolto il tappo dalla porta di Belgiovine. Attenzione! E c'è un rigore per un tocco di pattino. E c'è il gol, 2-0 Iulià. Non ha boccato la mossa di Belgiovine al 9:53, Marco Iulià. Quindi Panizza, bolide di Panizza, fuori di poco, recupera Iulià, poi Neves, poi ancora Scuccato, e il gol! Che gol Scuccato all'improvviso, ha fulminato sul primo passo Bavaro, che si è quasi scusato con Belgiovine, ma è una prodezza assolutamente di Scuccato, che al 18:31 ha trovato il 3-0. Si riparte qua a Bassano sul 3-0 per i giallorossi di casa, che vogliono chiudere la faccenda contro il Giovinazzo. Hanno avuto l'opportunità con Marco Iulià, traversa interna, incrocio dei pali pieno ma all'interno. Quindi adesso vediamo la partenza con piglio accelerato da parte di Bassano, che vuole appunto sigillare il match. Barbieri, il gol! Gol di Marco Iulià, ma assistenza raffinata di Barbieri, e dopo 51 secondi Iulià ha imbucato il 4-0. Ce l'ha rubata, attenzione Iulià. Che gol! Mamma mia, che gol che ha fatto Marco Iulià! Rubata, è un gioco di prestigio al minuto 1:37. Cosa ha fatto Iulià? Ha giocato la gara più parlata della stagione, gara 3 dei playoff a Follonica. E c'è il gol su una deviazione.
l'esultanza di Giovinazzo dopo 5:40, un tiro da fuori era coperto. Merlo ha segnato Mastro Pasqua. Dove è una pistina in cui il cosiddetto impatto del pubblico si avverte come. E il gran gol di Marc Julià, che si è messo in proprio, ha dato via in velocità un avversario e poi ha sparato un missile sul palo lontano. La possibilità per il Giovinazzo di accorciare le distanze in questo uno contro uno, da Bavaro se non gli averrà, esatto, e Davide Merlo a 23 secondi dal termine. Vediamo questa esecuzione. E anche in terza, anche se c'è un palo incredibile, Merlo. Mancano 2 secondi, ottimo Merlo che para al rigore, finisce qua 6-1 e Bassano chiude il girone d'andata con 23 punti, inimmaginabile in estate. E adesso, signori, spazio alle interviste. Thank you.